Ciao a tutti da Cucina, Passione e Fantasia, by Mirko. Oggi facciamo insieme una ricetta gustosissima e un grande classico. Come vedete dagli ingredienti, andiamo a fare la nostra frittata di patate. Gli ingredienti completi con i dosaggi li trovate cliccando nel link che vi metto sotto in descrizione che si ricollega al mio blog di cucina. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Mettete un mi piace a questo video e attivate la campanella per le future notifiche. Siamo pronti! Prima cosa andiamo a pulire ovviamente le nostre patate rimuovendo la buccia e sciacquandole sotto l'acqua corrente. Ecco fatto, una volta che le abbiamo appunto pulite e sciacquate, le possiamo tagliare. Se a mette tagliamo a metà, poi da ogni metà otteniamo degli spicchi, ecco delle fettine di almeno un paio di centimetri di spessore, così. Vedete? Ci siamo in questa maniera qua. Ecco fatto, così questo tipo di fettine andranno benissimo. Poi da ogni fettina otteniamo dei bastoncini, li tagliamo nuovamente a metà, sempre ottenendo uno spessore di circa 2 centimetri, questa maniera. E poi da ogni appunto bastoncino, bastoncione, ecco, chiamiamolo come volete, di patate, otteniamo dei cubotti, questa maniera qua. Vedete? Così, quindi il taglio è facile. Ed ecco qua le nostre patate che sono state tagliate abbastanza regolari e a cubotti. Dopo che abbiamo tagliato appunto le nostre patate, ci portiamo sul fuoco una padella o un tegame possibilmente con antiaderente e che abbia un manico, tondo, lungo, non è importante. Questo ci permetterà di afferrarla e girare con più facilità appunto la nostra frittata. E andiamo ad aggiungere sul fondo appunto dell'olio, possibilmente extravergine d'oliva. L'olio che andiamo a mettere in padella non deve essere tanto, ma comunque neanche poco, questo sarà circa mezzo, poco più di mezzo centimetro di olio. Lo facciamo scaldare e andiamo appunto a immergere i nostri cubotti di patate. Una raccomandazione riguardo appunto la nostra padella o il tegame che stiamo utilizzando. E cerchiamo di rimediare appunto una padella, questa stiamo circa a 26 cm di larghezza, per 4 persone va bene, ma l'importante è che abbia la possibilità di un coperchio, o che sia molto più largo appunto della padella stessa, o che comunque sia preciso e che entri nella circonferenza della padella, proprio perché successivamente lo utilizzeremo per girarci sopra la nostra frittata. Il nostro olio ha raggiunto la temperatura e andiamo ad aggiungere le nostre patate. Mescoliamo così che l'olio si distribuisca in maniera uniforme. Come vedete, il quantitativo di patate che ho messo sembra molto di più rispetto alla capacità che appunto ha questo tegame o la padella. Va benissimo, in quanto queste patate non dovranno diventare super croccanti. Dovranno sì prendere una certa appunto consistenza, però rimanere lo stesso morbide, perché per fare questa frittata appunto la patata dovrà avere una certa ecco morbidezza, nello stesso tempo essere abbastanza cotta. Come avete visto, non ho aggiunto sale, nulla. Il sale lo andremo a mettere solamente dopo che appunto avranno quasi raggiunto la cottura. Allora, mentre le nostre patate proseguono la cottura, prendiamo una ciotola abbastanza capiente, perché successivamente andremo a mettere qui dentro appunto tutte quante le patate cotte, e andiamo ad aggiungere le uova e tutti gli ingredienti previsti per fare questa gustosissima frittata. Abbiamo aggiunto tutti quanti i nostri ingredienti previsti appunto dalla ricetta. Come vi ho detto, vedete il link, cliccate il link per il tipo di ingredienti che utilizzo io. E adesso semplicemente una volta messi dentro andiamo con una frusta a sbattere. Ed ecco fatto. Vedete, composto ben amalgamato. E adesso dobbiamo solamente attendere che le nostre patate arrivino appunto a cottura. Vediamo come proseguono le nostre patate. Si stanno cuocendo, vedete, molte hanno già preso una bella colorazione, le mescoliamo un attimino e proseguiamo per qualche altro minuto. Verifichiamo come procede la cottura, sembra che vada benissimo. Ecco, e adesso possiamo aggiungere il sale.
così, distribuito proprio in superficie, senza esagerare. Ecco fatto, e diamo una bella mescolata. Dire proprio che ci siamo. Quando vedete che appunto hanno raggiunto questa colorazione dorata, andiamo a spengere il fuoco. Siamo tornati qui alla nostra ciotola e versiamo direttamente dentro appunto la padella le patate con tutto quanto l'olio, in questa maniera, e andiamo subito a mescolare sempre con attenzione, senza appunto schizzare e sporcarci, in questa maniera qua. Ed ecco fatto. Ora riportiamo sul fuoco la nostra padella, il nostro tegame, aggiungiamo un goccio d'olio e proseguiamo con la cottura. Questa volta giusto un filo d'olio, in quanto oltre al fatto che appunto la nostra padella è antiaderente, abbiamo già abbastanza olio appunto nel mix che abbiamo fatto di uova e patate. Appena ha preso calore, andiamo ad aggiungere il nostro mix, allargandolo per bene. Mi raccomando, la fiamma sotto non deve essere mai troppo alta, quindi una fiamma diciamo medio alta. Allora, una volta che appunto la nostra base della frittata ha preso un po' di calore, quindi un paio di minuti, cominciamo a smuoverla con appunto la punta del mestolo o della forchetta, insomma, decidete voi, in questa maniera, in modo tale che quello che si trova in superficie, quindi la parte ancora liquida della frittata, vada nella parte sottostante a contatto con la padella e si inizia appunto a prendere calore e a cuocere. Quando vediamo che appunto le patate in superficie si scoprono, quindi buona parte della parte liquida è andata sotto e quindi si sta cuocendo, copriamo un attimino con il coperchio, giusto ecco un paio di minuti che prende calore anche la parte sopra. Allora, la nostra frittata appunto anche sopra ha preso calore, ho alzato la telecamera per farvi vedere questo passaggio, quindi metto il coperchio, ci prendiamo appunto dei guanti, con questi guanti qua, i guanti da forno, afferriamo sopra appunto il coperchio per bene, ben saldo, e generalmente con un gesto rapido andiamo a mettere la padella sotto sopra, in questa maniera qua. Pronti? 1, 2 e 3. Aspettate, è presa e voilà! Così, vedete? Penso che si sia visto. Solleviamo, rimettiamo sopra la padella, eccola qua la nostra bella frittata, e la andiamo a mettere nuovamente dentro il nostro tegame. Ecco fatto, vedete? E niente, la nostra frittata, ecco, adesso lo cuoce un altro paio di minuti da quel lato e siamo pronti. Il risultato finale, eccolo qua.